il programma nazionale della scuola digitale. L'ufficio scolastico regionale per la Calabria ha riunito a Vibo Valentia, nell'aula magna del liceo classico Michele Morelli, oltre 500 docenti delle 240 istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado calabresi, con l'obiettivo di favorire approfondimenti e riflessioni attorno al tema dell'innovazione didattica. Un modo per provare a coinvolgere una classe insegnante ancora poco avvezza con le nuove tecnologie, per misurarsi con la sfida digitale verso la quale neanche la scuola può ormai sottrarsi. La classe docente di oggi, la nuova classe dirigente dei nostri dirigenti scolastici, hanno l'innovazione. Dobbiamo cercare di essere sempre di più a credere in queste cose e a utilizzare le tecnologie digitali, mai farci utilizzare da loro. Siamo noi che dobbiamo governare questo tipo di sistema e vedere come può essere utile e come può tornare utile. In giro per la Calabria però c'è anche una realtà scolastica complicata nelle sue strutture e mancano tanti livelli ancora. Si pensa alla digitalizzazione, ma dobbiamo pensare anche ai fatti pratici di una scuola che ha bisogno di importanti interventi. Certo, in questo è il discorso di stabilire alleanze. Noi siamo Ministero dell'Istruzione, quindi a noi Ministero dell'Istruzione tocca dare gli insegnanti e dare le tecnologie all'interno delle scuole. Per l'edilizia scolastica tocca agli enti locali, per gli indirizzi tocca all'ente regione. Per questo io credo molto nel metterci intorno a un tavolo, ci mettiamo tutti intorno a un tavolo e vediamo insieme quello che si deve fare, ognuno ovviamente per la parte che gli compete.